speriamo possa essere ancora libera in questo paese che ci auguriamo possa ancora essere democratico. Sono amareggiato per l'immagine del nostro Ateneo, che è un luogo libero dove le persone si confrontano democraticamente su posizioni diverse, e quindi credo che questo sia Brutto un brutto fine. sfinanziamento di alcuna natura, né ministeriali né da parte dell'Ateneo. È stato approvato dalla Commissione Etica, che ne ha verificato la correttezza metodologica ed etica, e quindi non si capisce perché sia diventato un caso così eclatante. Tutto dei fondi. Sono 7 i bambini coinvolti, il più piccolo ha 5 anni, il più grande 14. Spero che i segnali, il comunicato stampa che abbiamo fatto, la comunicazione al Ministero aiutino a far chiarezza e a riportarla nell'alveo di una normale attività di ricerca che ci auguriamo possa essere ancora libera in Questo questo paese, paese ancora che c'è. libera in questo paese, che ci auguriamo possa ancora essere democratico. Lettera aperta al magnifico rettore dell'Università Roma III. Eccellentissimo signor rettore, quando ho letto l'articolo che riguardava la sua iniziativa e quella dei suoi amici buontemponi, pensavo fosse uno scherzo di cattivo gusto, oppure una falsa notizia scritta da qualcuno, magari per incrementare in questo modo il clima d'odio che si è venuto a creare fra etero e soggetti appartenenti al gruppo LGTB. Ma poi, quando mi sono reso conto che la notizia era vera, sono rimasto alquanto sorpreso che questa iniziativa, ritenuta da lei utile, fosse per me invece non solo inutile, ma anche dannosa. È come se qualcuno un giorno volesse organizzare una scuola cantorum per ornitorinchi. Dannosa è come se qualcuno volesse organizzare una riunione fra membri dell'ISIS per stilare e creare una bellissima canzone d'amore. Io, nella mia ingenuità, pensavo che l'università fosse un luogo di crescita, di studio, dove si formano delle menti che andranno ad influire positivamente sul genere umano, portando la conoscenza, ma mai e poi mai avrei pensato che si sarebbe creato un laboratorio che proponesse uno stile di vita tipico dei bassifondi più oscuri e più infimi delle città di Sodoma e di Gomorra. Forse il mio modo di ragionare è alquanto arcaico, ma francamente, come ho già detto, la sua iniziativa, come quella dei suoi amici, a me sembra alquanto bizzarra, inutile e pericolosa. Quando alcuni dei vostri amici e colleghi ha proposto in passato delle leggi per tutelare i movimenti LGTBQRS, eccetera, eccetera, io ho sempre visto e subdorato che si nascondesse qualcosa di più nefasto. Difatti, voi non volete tutelare i vostri gusti, per quanto io li ritenga discutibili. Volete proprio imporli e dimostrare tramite una pseudoscienza che tutto ciò non è solo normale, ma è anche strettamente consigliato. Peccato che molte persone che hanno scelto la via del cambio di sesso, sradicando quello che avevano in passato, molti di costoro si sono suicidati, altri vivono in una condizione di limbo e sono pentiti della scelta che hanno fatto perché non possono più tornare indietro. Io non condanno il vostro modo di vivere, no, sono cristiano. Il giudizio spetta soltanto a Dio, perché ognuno con il proprio corpo può fare quello che vuole e desidera, poi ne renderà conto al nostro Signore. Dico soltanto che
se volete farvi attraversare da esperienze particolari, se volete farvi penetrare da un modo di vivere differente dal normale, voi fatelo, fatelo pure. Io non verrò certo nelle vostre camere da letto a giudicarvi, ma vi ho sempre detto e pregato di lasciar fuori dal vostro mondo i bambini. Ma voi invece continuate, continuate, perché volete pervertire questo mondo solo per soddisfare i propri gusti. Io non riesco a capire come una persona che è divenuta rettore di un'università, che dunque ritengo debba aver studiato e tanto, non sia venuta a conoscenza che perfino i romani, che hanno governato per centinaia d'anni l'Italia e una parte d'Europa, abbiano insistito su questi argomenti, specificando e mettendo proprio nel loro diritto un istituto particolare che è quello del giusto matrimonio, cioè fra maschio e femmina. E quando nasceva qualcosa di diverso, loro affermavano che doveva prevalere la parte più predominante. E qualcuno di loro, pur navigando nell'equivoco, con gusti particolari, non ha mai voluto imporre ad alcuno un modo di essere tipico del movimento LGTB. Anzi, i romani ricercavano la mascolinità perché serviva, perché questa mascolinità serviva proprio a conservare e a tutelare il loro impero, le loro conquiste, la loro civiltà. Ricordo soltanto due città che avevano queste particolarità e che fecero la fine che noi tutti conosciamo. Io dunque credo che ognuno debba essere libero di fare della propria vita quello che vuole, ma lasciate stare in pace i bambini. Se un adulto ha qualche problema e vuole cercare di risolverlo, o ha una crisi identitaria e vuole cercare di risolverla, non la può esaltare, non la può trasferire nei bambini, in esseri innocenti. Concludendo, fate quello che volete con il vostro corpo, ma lasciate stare in pace i bambini e non adducete delle scuse ridicole che perfino un soggetto senza una minima cultura capisce tutto quello che c'è dietro. La prego, signor rettore, lo dico a lei e lo dico anche ai suoi amici, lasciate stare in pace i bambini. Sia lode e gloria a te, Signore Dio mio. Carissimi fratelli, come potete ben vedere, il canale non ha la pubblicità, non ha interruzioni pubblicitarie, dunque non ha più monetizzazione. Questa mi è stata tolta dal servizio, che già diverse volte mi ha penalizzato in diversi modi. Una volta addirittura è arrivato anche a chiudermi la pagina. In ogni caso, volevo comunicarvi che la voce dell'audio video è la mia personale. Io non uso voci computerizzate e intelligenza artificiale per fare gli audio video. Noi dunque non abbiamo più pubblicità, non abbiamo sostentamento, viviamo solo con le vostre donazioni. Sappiate che per fare degli audio video occorre del tempo, ricerca, dedizione, amore, impegno. Se volete dunque aiutare il canale, potrete farlo alle coordinate che lascerò nei commenti. Vi ringrazio, che Dio vi benedica. Amen.